Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, consigli di lettura, incontro con l'autore. Oggi andiamo a fare un esercizio fisico, andiamo a camminare. Lo facciamo con l'autrice di questo libro, Edizioni Terra Santa, intitolato L'arte di camminare per fare ordine nella propria vita. E siamo collegati via Skype con l'autrice appunto di questo libro, Roberta Russo, editor, traduttrice, studiosa di storia sacra e misticismo. Ciao Roberta, benvenuta. Ciao a tutti, buonasera, grazie a voi. Allora, perché camminare è un'arte e non un semplice esercizio fisico? Bella domanda. Allora, camminare è un'arte perché non tutti sappiamo camminare, è un'attività fisica, mentale, spirituale che dobbiamo affinare giorno per giorno. Mi verrebbe quasi da dire che si impara a camminare camminando, e questo non solo nella vita, ma anche proprio nell'attività fisica del camminare giorno per giorno. Si tratta di imparare una postura che deve essere il più possibile dritta, eretta, si tratta di imparare a respirare, e poi però si tratta anche di imparare a pensare mentre si cammina. Se c'è una cosa che regala, una gioia che regala il camminare, è proprio quella del pensare, dell'imparare a meditare e a riflettere su se stessi. Per questo è un'arte, e per questo mi è venuto da scrivere questo libro, perché io ho imparato a camminare perché qualcuno mi ha insegnato, e ho capito che camminare guarisce, e che quindi bisogna anche, come dire, scoprire alcuni segreti di quest'arte come di tutte le arti. Poi magari dopo ci dai qualche consiglio su come fare per camminare bene. Anzi, è una cosa che voglio chiederti subito, perché mentre parlavi del fatto che camminare aiuta a meditare, a pensare, mi viene in mente tante volte quando usciamo a camminare ci viene voglia di mettere le cuffiette, ascoltare la musica o ascoltare la radio. Facciamo bene o facciamo male? Cioè, se abbiamo questa distrazione, tra virgolette, riusciamo a pensare, riusciamo a meditare? No, io lo dico nel libro, infatti. No, io sconsiglio di mettere cuffiette, musica, eccetera, perché se vogliamo fare quella che io chiamo la meditazione camminata o la camminata meditativa, è opportuno davvero, anzitutto scegliere un luogo preciso, che ovviamente non è il traffico cittadino, ma è trovare un parco anche piccolo, un corso d'acqua, dove sia possibile in qualche modo anche in città però avvicinarsi alla natura. E poi provare a fare silenzio al di fuori di se stessi e dentro se stessi, perché solo attraverso questo silenzio è possibile riconnettersi un po' con noi stessi. Quindi bando al cellulare che va messo in tasca e possibilmente silenziato. No alla musica, ma proprio provare a riconnettersi con quello che è, diciamo, l'equilibrio del mondo che deve diventare anche un po' equilibrio interiore. Camminare ci aiuta a fare ordine, ci aiuta a calmare le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, ci aiuta a rallentare il ritmo. Se noi, come dire, ci colleghiamo a una cuffietta con qualsiasi tipo di musica, fosse anche musica classica, comunque non riusciamo a fare questa calma che è necessaria, secondo me è un ingrediente necessario nell'arte di camminare. Ecco, hai collegato l'arte di camminare con quella di fare ordine. E come fare ordine? Molto interessanti sono alcuni consigli che tu dai, che sono appunto riportati nelle pagine del tuo libro. Il sottotitolo del libro è proprio così: per fare ordine nella propria vita. Io sono convinta che per fare ordine nella propria vita, in se stessi, si possa e si debba partire dal corpo. Viviamo tutti vite molto frenetiche, molto piene di oggetti. Certo, in questi giorni noi stiamo vivendo il tempo del coronavirus, e quindi siamo stati tutti un po' forzati e obbligati a fermarci,
a rallentare, anche a diminuire tutta una serie di iniziative, di attività che riempiono le nostre giornate, però magari anche abbiamo riscoperto in questi giorni alcune cose che erano importanti e che avevamo perso. Però i consigli che io do, per esempio, camminando, è cominciare a vedere un po' chiamiamole le aree della propria vita, i propri affetti, il proprio rapporto con il mondo del lavoro e con la propria professione o con il proprio mestiere, ma anche il rapporto con le cose. Per esempio, per essere efficaci, uno dei consigli che io do è quello di avere in ordine la scrivania. In una scrivania disordinata è difficile essere efficaci e, come dire, anche produttivi nel lavoro. Ora, può esserci anche il momento in cui siamo in un momento creativo, quindi non so, penso al laboratorio di un artigiano che in tanti momenti ha il proprio studio molto, molto in disordine perché sta creando. Però poi quello stesso artigiano, quando ha terminato il proprio lavoro creativo, deve rimettere in ordine gli attrezzi, deve pulire, deve stare attento allo spazio, all'ambiente che ha. Viviamo tutti molto, molto in ansia e siamo frustrati quando viviamo nel disordine. Io credo che capiti a tutti. Quando entriamo in una camera da letto con tutti i vestiti per aria, con l'armadio, pieno di cose che non sappiamo più riordinare, ci sentiamo tutti spossati e stanchi. Allora, io credo che, comunque camminare ci faccia fare ordine mentale anche in queste piccole cose molto, molto quotidiane. Infatti, proprio Ovviamente nel libro è spiegato, nel libro ovviamente lo si spiega. sì, assolutamente. Poi scrivi a pagina 126: i disordinati non sono certamente dei malati, e tuttavia il disordine è sempre una prima spia della deriva, sempre in agguato, verso la prostrazione, la stanchezza cronica. E poi dai proprio alcune mosse che possono diventare delle buone consuetudini, da dove cominciare proprio per fare ordine in camera da letto, le stanze, rifare il letto, buttare quello che non utilizziamo e riporre ogni cosa al suo posto. Il libro si conclude con delle indicazioni di cammini spirituali in diverse regioni d'Italia. C'è la Basilicata, ci sono le Marche, c'è la Toscana, c'è anche la Puglia. Due cammini che ci consigli, due cammini da fare. Allora, beh, il cammino che io consiglio in Puglia è molto famoso, la Grotta di San Michele, quindi non mi dilungo, però un cammino che io ho fatto e che consiglio, certo, quando potremo di nuovo muoverci liberamente all'interno del nostro bellissimo paese che è l'Italia, è quello che ho suggerito in Trentino, che è il cammino Jacopeo da Naunia. Che cos'è questo cammino jacopeo? È una sorta, una volta si chiamavano pellegrinaggi sostitutivi, per dire, uno non poteva andare a Gerusalemme, però poteva fare un pellegrinaggio sostitutivo in Italia e questo pellegrinaggio valeva esattamente come essere andati in Terra Santa. Allora, questo pellegrinaggio è sostitutivo del cammino di Santiago di Compostela. E si svolge tutto nella Valle di Non, nella splendida Valle di Non del Trentino Alto Adige, dove ci sono questi meleti meravigliosi, e ci sono delle associazioni che io ho citato che anche con una modica spesa ti fanno fare tutto questo cammino delle soste presso alpeggi, presso rifugi, con le tende, senza le tende. Questo è un cammino che mi sento di consigliare anche a chi abita in Puglia a fare un viaggio e andare su con zaino e tra l'altro lì ti danno le tende, eccetera. È un cammino meraviglioso. C'è qualcosa in particolare che dobbiamo portare con noi quando facciamo questi cammini, Roberta? Allora, quando si cammina, non so, 20 minuti al giorno in città o comunque nella propria cittadina, nel proprio paese, ovviamente non c'è molto da portare, ci vuole un abbigliamento comodo, il cellulare, le chiavi di casa e nient'altro. E io consiglio anche di camminare nei giorni di pioggia, magari.�==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 �==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 
usando un abbigliamento più tecnico, ma cominciare a camminare ogni giorno, 10 minuti al giorno, 20 minuti al giorno, è fondamentale anche per rimettere in moto quelle endorfine che per esempio ci tolgono l'appetito e rimettono in moto il nostro metabolismo. Quando invece facciamo delle escursioni vere e proprie, bisogna imparare a, come dire, a riempire lo zaino e quindi bisogna essere il più leggeri possibili perché se si cammina con troppo peso evidentemente è più faticoso e quindi bisogna, è anche un allenamento a togliere il superfluo e a tenere solo l'essenziale. Ci sono vari tipi di cammini, è chiaro che se si va a camminare in montagna bisogna portare degli scarponi, se si va a camminare nei sentieri, non so, per dire dell'entroterra ligure, basteranno delle buone scarpe da ginnastica. Però il bagaglio deve essere sempre il più possibile essenziale e leggero. Bene, allora prenderemo questi tuoi consigli, li metteremo nel nostro zaino e davvero speriamo presto di cominciare a poter, ecco, fare tutti questi cammini che hai indicato nel libro, che ricordo, edito dalle edizioni Terra Santa, L'arte di camminare per fare ordine nella propria vita ed è firmato da Roberta Russo, che ringraziamo per essere stata con noi. Salutiamo e speriamo di averti nuovamente nostra ospite perché c'è un altro libro che dobbiamo presentare. Grazie ancora, Roberta. Grazie a te e a tutti.